numerosi reperti risalenti all'età romana testimoniano la presenza di antichi insediamenti presso un'area fortemente paludosa. Ma le origini moderne di Carmagnola sono da riconoscersi nell'accentramento in un luogo sano e fortificato degli abitanti di tre borghi sparsi e indifesi. È del 1034 il primo documento che attesta l'esistenza della città, che era forse sotto la giurisdizione della Marca Arduinica. Il dominio dei Marchesi di Saluzzo, cominciato all'inizio del 200 e durato fino all'inizio del XVII secolo, Trattato di Lione del 1601, segnò particolarmente anche nelle opere di architettura e d'arte la cittadina, presto divenuta comune, per quanto non del tutto indipendente. Avanguardia del marchesato verso le terre sabaude, Carmagnola subì vicende belliche pressoché continue ed anche nel secolo XIV un periodo di dominazione francese. Del suo destino di piazzaforte avanzata sono testimonianza le mura e la torre del castello, sopravvissuti alle guerre e alle demolizioni intenzionali dei tempi di Vittorio Amedeo II.